Arriva un riconoscimento importante per il sociologo e giornalista Francesco Pira, docente di comunicazione e giornalismo all'Università degli Studi di Messina. Pira è stato infatti nominato componente del Comitato Tecnico Scientifico della LUP, la Libera Università della Politica, la scuola di alta formazione fondata nel novembre del 1994 dal gesuita padre Ennio Pintacuda. Si tratta di una bella notizia, senza dubbio, perché è una grossa struttura formativa che da tantissimi anni organizza stage per giovani che non solo provengono da varie parti d'Italia, ma che sono prevalentemente siciliani, qualcuno è straniero, e che si occupano di avere un'alta formazione, che riescono ad avere un'alta formazione nel campo della politica e quindi anche della comunicazione politica. Per questo credo che da una parte la soddisfazione è doppia, perché da una parte è una struttura che incarna i valori molto alti trasmessi da padre Pintacuda negli anni. Questa è un'associazione che è nata nel periodo della primavera di Palermo, quindi un bel momento anche politico, e adesso la seconda soddisfazione è quella di poter continuare il lavoro quotidiano con i giovani e soprattutto di farlo su argomenti specifici che fanno parte del mio settore di ricerca. Quindi sono molto contento e sono molto grato per il fatto che dopo 2 anni di partecipazione come docente hanno deciso di farmi entrare nella loro famiglia e di poter lavorare insieme su progetti che appunto riguardano l'alta formazione e i giovani.